Ciao a tutti ragazzi, sono Timotazzi, siamo qui oggi a fare questo nuovo video su Lea. Allora ragazzi, questo gioco, Lea, aspettate che abbassiamo un po' l'audio come sempre perché è troppo alto, è un indie game horror appunto che ho trovato sul solito sito. Allora vediamo dove siamo, qui vedo che stanno aprendo delle porte. Ah, intanto ragazzi, se mi sentite meglio, spero di aver... So già che l'ho impostato male, comunque ho preso un nuovo microfono come vedete qui sotto, un pisellone. Ho preso un nuovo microfono, quindi spero che mi sentiate meglio. Vediamo che c'è qua dentro. Allora, qui c'è una stanzetta, nulla. Questo qua c'è una faccia tipo puzzle, tutta colorata, non ce ne fotte niente. Non c'è una torcia o qualcosa, ho una chiave. È troppo veloce la sensibilità. Allora, Lea, we had to go out and puke up a few last minute things. Ah, ok, potevo ingrandire benissimo e non l'ho fatto. Qui invece altri tasti, non ce ne sono, la F, non c'è nulla. Perfetto, si vado qua, non si apre nemmeno. Ok, qui ce l'apre la porta. Là sopra credo che si esca. Chi è questo qui? Guarda che felice. Che faccia felice. Vediamo qui se c'è qualcosa. Qui magari si può aprire. No, nemmeno ci fanno passare. Perfetto, no, beh sì, di qui si può. Apriamo qua una televisione. Lasciamola accesa che almeno animiamo un po' la casa, non si sa mai ragazzi. Una macchinina, apriamo qua dentro, c'è qualcosa. Ma veramente ragazzi, la sensibilità è molto alta, il gioco, guardate qua. Vediamo se c'è qualcos'altro, qua hanno appena mangiato, questa qua cosa sarà, un radio, no? Immagino. Ok, lasciamo acceso pure questo. Qui una pianta, coltivano piantine azzurre, mi raccomando, non piantine di un'altra cosa. Comunque... Della musica. Comunque ragazzi, come vedete sono tornato. La Lea's Birthday è il compleanno di Lea. Sentite che bella canzone. Intanto facciamoci un bel toast che io ho fame. Non ci si può abbassare. Stavo dicendo ragazzi, intanto sono tornato perché, come avete visto l'altro video, sono stato all'ospedale perché mentre giocavo a calcio. Don't open please. E io apro. Vabbè, tanto non lo farò neanche aprire. Dicevo ragazzi, sono stato male mentre giocavo a calcio e purtroppo mentre giocavo mi sono venuti a prendere l'ambulanza perché ho avuto un piccolo problema al cuore, ma ora tutto ok. Quindi se vedete che in casa non sforzo è perché non sono molto dell'umore giusto, una lampadina, una torcia, perfetto. Chi è sto pupazzo? Non sono molto dell'umore giusto, però spero che vi faccia lo stesso piacere. Allora, qui vediamo uno specchio, magari vedremo una... No, no, manco funziona lo specchio. Non vediamo neanche la nostra faccia da culo. Qui apriamo una candela. Intanto sentiamo questa canzone qua, sembra Pavarotti, un'altra nazionalità. Qua è chiuso. Perfetto, qui si apre, qua c'è il bagno, ragazzi. La doccia, qui c'è una foto, vediamola. Remember this? Ti ricordi di questo? Sembra al parco dove facevo i picnic con l'oratorio quando ero piccolo. Allora qui c'è il soffio della doccia e qui ancora nuovamente non ci vediamo dentro. Qui dentro cosa c'è? Dei pacchi, hanno ordinato della roba da Amazon. Vediamo. This is... Ah, qua, quindi lei mi sa che si è buttata dal ponte. Chamberlain. Nel ponte di Chamberlain, non credo che sia così, però vabbè, è lo stesso. Prendiamo sta radio perché porca puttana ci ha rotto il cazzo. Oh, finalmente. Non metteva... Che ore sono, ragazzi? Le 9:35. Proviamo a salire da questa porta. No. Ragazzi, ma prima mica era... Ma prima mica saliva la porta? Oddio. Vabbè. Si è pure spenta la torcia. Che succede? Ah no, ok. Qui altra roba da Amazon hanno ordinato. Qui sotto non capisco che cosa c'è. Sembra pauroso questo posto, ragazzi. Oddio, dei piatti, fate attenzione. Andiamo a controllare di qui. Qui questa è una specie. Avevano una casa dentro un'altra casa. Qui c'è ancora il pupazzo, però perché è invisibile? È l'anima. Death of Salamanth, Arthur Miller. Ok, dei piatti a posto. La stessa roba e qui non si trova nulla. Cos'è quella roba? Cos'è questa? È la statua più stupida che abbia mai visto. Non posso nemmeno leggere, è proprio una roba. Qui ci sono dei letti abbandonati. Ok,
un pochino scura, anche se mettevano delle luci nella casa non era niente male, perché non credo che qui hanno le luci, quindi potevano metterle benissimo. Questo che cos'è? Questo è un impianto di che cosa? Una caldaia, però sembra che stanno scureggiando dentro, non so cosa stanno facendo. Andiamo a vedere, ragazzi. Qui magicamente, ragazzi, è comparsa una porta che io prima non l'ho vista, ma non. Che cazzo? Sentite che musica, oddio. Cioè, sembra la cosa più brutta della mia vita. Io sono stato male per il cuore proprio qua. Io muoio mentre faccio il gameplay, non lo so. Sono delle scale, più si va in sotto, giuro, manda ansia questa cosa. Cammina, corri, arriva più velocemente. Una porta rossa, cioè, immaginate che adesso arriviamo e non era nemmeno una porta. Ah no, ok, sì, c'è la porta. Però, cioè, la prospettiva. Cazzo, la prospettiva è perfetta, eh. Nel senso, dove ci porta? Oddio, che cazzo è? Qui è tutto bianco. Ancora questa faccia da. Come. Chi è che è il creatore? Mamma mia. Quanto sei brutto? Ma che testa che hai? Che testa. Andiamo a vedere, ragazzi, se c'è qualcosa qui. Ci sono le gabbie per i piccioni. Eccoli qua, i gufi di Harry Potter. Non lo so, qui c'era dentro Harry Potter, no? The Birth Boy. Ah, l'uomo dei piccioni. Late on one autumn night. A young questioning. Ah no, che si può leggere. Però non ci interessa. No, io non voglio sta roba, io voglio la mia torcia. Vediamo cosa fa più luce. Questo fa così, mentre. Questo. Ok, prendiamo questo qua che fa più stile, dai. Qui c'è un libro, non ci interessa. Questo è l'uomo che sussurrava i piccioni, ragazzi. Sto un po' più indietro che magari mi sentite meglio, non lo so, perché non so nemmeno come si sente. Scusatemi se si sente male, non lo so. Avrò sicuramente sbagliato io, ma provvederò, ragazzi. Qui c'è ancora il testo di culo, guardatelo, ok? Madonna, mi sta sul cazzo quasi quanto te che ci giochi. Magari poi si viene a scoprire che lui le ha. È il culottone. Questo che cos'è? Sì, va bene, tanto non ci capisco nulla, ragazzi, quindi continuiamo. Qui c'è ancora lui. Vediamo se può. Rosta questa radio! Spegniti, boia vacca! Ok. Allora, apriamo qui, non si trova nulla. Andiamo là in fondo, che sembra che hanno sditato il muro, non lo so. Apriamo i cassettoni. Tentate di trovare qualcosa, ma nulla. Usciamo da questa stanza. Perché Agavdad. Sono rimaste solo 1, 2, 3, 4 porte. Oddio. Oliver. Ah, quindi quale si chiama Oliver? Oliver went with me to the park today. I wish he would play with me more, but he won't read. Ah, devo ancora leggere? Mamma. Mi sono già rotto le palle di leggere, ragazzi. Troppo complicato. No, fa niente. Che? Che è sta roba? Porca puttana! Porca puttana! Il cuore. Oddio. Cos'è sta robaccia? Cos'è sta robaccia, ragazzi? Una sedia. Mamma mia, il cuore. Qui c'è uno sgabello. Cos'è quella roba qui luminosa? Non si può nemmeno raccogliere, no? Non capisco. Ok, andiamoci. Vedete, no, usciamo da questa porta. Magari ma mi giro, ci sono 10 porte in più. No, ok, noi siamo arrivati da lì, quindi ora. Ok, quindi ci manca solo l'ultima porta e poi dobbiamo uscire. Perfetto, apriamola. Non si vede una sega. Vabbè, proprio qui. Ah, oh, ok, un altro aggeggio, però non. Qui delle bottiglie si sono ubriacati. Non si può fare un bel nulla. Quindi, ragazzi, usciamo da questo posto e vediamo dove ci porta. Oddio. Dove vado, ragazzi? Oddio. È tutto buio.
Non si capisce niente. Non voglio più spaventarmi perché sennò veramente lascio il video. Cristaccio. Che paura. Madonna. Che spavento. Ragazzi, io sto cagando in mano. Adesso ho capito com'è lo spavento, quindi non dovrei più spaventare. No, è chiuso, devo tornare indietro. Più o meno ho capito come lo spavento, quindi non dovrei più spaventarmi, spero. Vediamo, proseguiamo per questa strada, giriamo di qui. Sì, però dovete farmi trovare prima o poi un posto, ragazzi, perché non posso continuare. No, ok, cosa serve? Accendere quello? Serve solo a sconcentrare le persone. Vabbè, della musichetta. Più tranquilla, dai. Cosa c'è qui? Ancora lui! Avete visto che è uscito? Vai a fanculo! Guardatelo. In tutta la sua onestà e bellezza, quanti schiaffi che gli darei a quella persona. Addio. Continuiamo. E di qua è chiuso, non lo so, non capisco dove cavolo devo andare. E glory. Ok, qua abbiamo trovato. Perfetto. Dove cavolo siamo però? Dentro una stanza così a culo. Però è molto gigante, mamma mia, guardate lì quante scale. Aumentiamo un po' il passo. Tentativo di arrivare prima, ma qui è un po' lento, questo personaggino. Cos'è questo rumore? C'è nessuno, vero, dietro? Sento che tipo sento boh. Sento dei battiti di tamburi, ragazzi. Intanto c'è anche la radio, quindi non so cosa sentire. Era meglio che la spegnevo. Però fa niente. Continuiamo così, ragazzi. Sono infinite queste scale. Mancano ancora 18.000 rampe. Che cazzo è? Veramente questa musica, boh. Là sotto cos'è che c'è una porta? Spero che ci faccia uscire, ci faccia prendere a schiaffi quello lì. Speriamo. Ma sembra lungo come gioco. Però adesso magari mi smentisco, apro la porta e diranno: complimenti, you have finished the game. Grazie. Ok, siamo quasi arrivati, ragazzi. Siamo quasi arrivati. Non ci segue nessuno. Madonna, guardate quante scale abbiamo fatto. Scendiamo, scendiamo. Qui è più buio di prima. Che cazzo è? Apriamo qua. Usciamo da questa porta. Non, usciamo da questa porta. Non lo so dove ci. Mamma mia! Perché continua a esserci lui? Non capisco proprio. Ma cos'è? Una chiesa? Ma dove siamo? Non dimmi che dopo devo tornare indietro, Lea and Oliver. Ma cos'è il pisello giallo? Non lo so. No, ragazzi. No, devo tornare indietro. Spero che ci sia qualcosa di diverso, che quando esco da questa porta. Qui è cambiato, non lo so, invece no. È tutto buio. Dove cazzo siamo? Oddio. Chi è che ha bussato? Nasconditi, nasconditi, apriamo qua sotto, vediamo se troviamo qualcosa, ragazzi. Ok, niente paura, apriamo questa porta e scappiamo da questo posto orrendo, lugubre. Ah, oh, luce, luce, luce. Ma cos'è sto posto? Disegna. Tutti i giochi che gioco io sono tutti disegnati con i pennarelli, non lo so. Sembra una scatola. Ma no, ma cos'è? Una scatola dentro un'altra scatola, sembra. Ma perché qua si trovano porte su porte? Vabbè, fino adesso niente spaventi, quindi perfetto, ragazzi. Ok, quindi ben capito che di qua non c'è la seconda scelta, bisogna per forza andare di là. Non so perché, ma io prendo sempre, quasi sempre, ragazzi, la porta più lontana. E invece era questa, via della vittoria. La vittoria, apriti. Dove sono? È finito? Ma che merda, ma. Non lo so, ragazzi. Non ci capisco io niente in questi giochi. Non lo so. Fa niente, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto lo stesso. Consigliatemi altri giochi così. Come vi ho detto, spero che vi abbia fatto piacere che sono tornato e sto parlando con questo coso. E niente, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Non so se l'ho fatto giusto questo gioco, ma comunque. Abbiamo portato un video nella mia assenza del canale.
Quindi ragazzi, commentate, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella! Ciao ragazzi, sono Simo Tazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto lo stesso, però vi devo chiedere comunque scusa se nel video sono stato un po' mogio, ma purtroppo ero appena uscito dall'ospedale e se mi vedevate anche col cappellino, vi chiedo scusa, ma appunto come ho detto ero stato ricoverato all'ospedale, quando ero uscito avevo una grande voglia di fare il video e l'ho registrato così. Spero apprezzate lo stesso lo sforzo e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!